Era tempo che non facevo un video e quindi voglio provare, ma ci proverò a mettermi in discussione, ma mi rendo conto che gli animi sono molto agguerriti. Non dico niente. Certo è comunque difficile. Non si parla altro, non si parla di altro. C'è freddo, io ho una piccola casa, ma per chi non ha una casa, ogni giorno ci sono molti decessi di freddo fuori. Non fanno testo, ma è giusto portare la mascherina, le mani con la mucchina, stare distanziati. Anche il pane sarà un problema comprarlo, perché chi ce lo dà ha i guanti, ma ci possiamo fidare se ha tenuto i guanti? No, meglio i distributori. No, certo, poi la meccanizzazione, l'industrializzazione, non avere contatti, quindi chiudiamo tutto. E a posto del bar ci sarà un distributore, che già ci sono, ma così siamo sicuri che questo virus non li prendiamo. Non ci abbracciamo assolutissimamente. Se abbiamo un parente anziano, allontaniamolo, allontaniamoci. È giusto così. È uno su 1 milione, ma rispettiamo la vita. Rispettiamo la vita, non ci allacciamo le scarpe perché comunque dobbiamo stare attenti. Negli ospedali c'è il panico, perché c'è il panico negli ospedali, ma anche nelle galere c'è il panico, perché è entrato anche nelle galere, però c'è il panico generale. È una società impanicata. Io non sono un medico, non sono uno scienziato, non sono un virologo. La mia logica, boh, la mia logica è che è tutta una follia. E da un anno è questo qui, dalla mascherina alla mucchina, al disintegrare il genere umano. Col progetto, perché poi da un virus ovviamente doveva nascere un progetto, da una vaccinazione, una campagna, perché è tutto normale. No, io vivo nel silenzio, non ascolto più niente. Prima ho ascoltato un pochino la radio, la nausea, proprio non ce la faccio più. Spero che vi stia tenendo compagnia con questa dimensione che è un po' quella mia e della cucciola che dorme all'altra parte. No, ho rallentato molto i tempi. Mi è strano, anche in periodo Covid, stanno uscendo lavori, vogliono demolire, ricostruire. È un virus, no? Per lo più tutti dicono che la maggior parte sostengono che anche il pianeta è in sala rianimazione, ma chi se ne frega del pianeta? L'importante è che noi con la mascherina continuiamo a camminicchiare, siamo attenti a dove compriamo, siamo attenti a chi incontriamo, il pianeta. Sala rianimazione, boh, dicono che ci sia rimasto veramente poco tempo. Va bene, vi ho sottratto 4 minuti per chi mi ha seguito. Buonanotte.